primarie, segreteria regionale PD, vince Assunta Tartaglione. De Luca pronto a fare il ministro, ma il sindaco frena. Volo dirottato, a bordo anche un cilentano. Sanità, i sindaci contro Squillante. Furti a Ruggi, trovato il colpevole. Salerno, fanno esplodere il bancomat con la bombola del gas. Terra dei fuochi, nessun pericolo per Ponte Barizzo. Parto trigemellare a 50 anni, Raffaele Petta, il ginecologo che ha seguito il caso. La deputata renziana Assunta Tartaglione è il nuovo segretario regionale del PD della Campania. È il risultato delle primarie regionali per le quali sono stati superati 100.000 votanti. Tartaglione si attesta al 58,5% davanti a Guglielmo Vaccaro, deputato vicino ad Enrico Letta con il 28% circa e Michele Grimaldi con il 13,7%. Il voto si è chiuso tra le polemiche. Vaccaro ha occupato dalla sede del PD a Salerno per denunciare brogli e quelle che lui giudica gravissime irregolarità. Landolfi respinge le accuse al mittente, sostenendo che ci sarebbe stato il tentativo di inquinamento del voto da parte di esponenti e militanti di destra. Questa mattina il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa ha fatto il bilancio sulle sue attività di viceministro. Incalzato dalle domande dei giornalisti, De Luca ha detto: «Non mi aspetto nulla, voglio solo completare il mio lavoro». Hanno detto che ero a Roma per partecipare al toto ministro, ma in realtà ero a Salerno. Il sindaco sembra quindi smentire un suo incarico nell'esecutivo Renzi, ma confermare quello di viceministro. Un volo di linea dell'Ethiopian Airlines decollato da Addis Abeba e diretto a Roma è stato dirottato, ma il pilota è riuscito ad atterrare all'aeroporto di Ginevra. Tutte le persone a bordo sono al sicuro. Il dirottatore è stato arrestato, a bordo anche un cilentano, Luigi Rispoli, presidente della Consac Gestioni Idriche SPA di Vallo della Lucania, che come gli altri passeggeri stava facendo ritorno in Italia a Roma. Rispoli rientrerà già in giornata nel Cilento, usufruendo del volo che la compagnia Ethiopian metterà a disposizione, dopo aver vissuto una disavventura a lieto fine. Domani mattina è fissato l'incontro tra i sindaci di Eboli, Martino Melchionda, di Oliveto Citra, Italo Lullo, di Rocca d'Aspide, Girolamo Auricchio e il commissario prefettizio di Battipaglia, Mario Rosario Ruffo. L'incontro si svolgerà presso il comune di Battipaglia. La tematica che sarà affrontata è quella della riorganizzazione dei presidi ospedalieri redatta dal manager dell'ASL Antonio Squillante. I sindaci chiederanno l'intervento di tutti i consiglieri regionali e chiederanno a Caldoro un intervento immediato per scongiurare l'impoverimento della sanità della piana del Sele. È stata colta sul fatto da Poliziotti in Borghese, l'autrice dei furti messi a segno nel reparto maternità dell'ospedale Ruggi d'Aragona. Alcune degenti nei giorni scorsi hanno segnalato di aver subito alcuni furti. Sono bastate poche ore per acciuffare la ladra, una donna di mezza età che era ricoverata in un altro reparto in regime di arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. La donna è stata quindi arrestata in flagranza per furto ma anche per evasione. Vistasi scoperta a rovistare in un armadietto, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. La refurtiva ovviamente è stata restituita, ma restano le perplessità sui controlli all'interno dell'azienda ospedaliera. Fanno esplodere un apparecchio bancomat utilizzando una bombola di gas e portano via la somma di circa 60.000 euro. È accaduto nella filiale del Banco di Napoli di via Silvio Baratta a Salerno. La banda di ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'istituto di credito, ha utilizzato una bombola di gas per scardinare il bancomat. Le banconote sarebbero inutilizzabili perché macchiate dal sistema di sicurezza che si attiva quando l'apparecchio viene manomesso. Un lavoro inutile quindi quello compiuto da non tanto furbi ladri. Non c'è nessun pericolo per la popolazione, il materiale a Ponte Barizzo è stato tutto rimosso. Si trattava di ammendante agricolo non pienamente compostato. Queste le parole rassicuranti dell'assessore all'ambiente di Capaccio e Eustachio Voza, che oggi ha presenziato ai sopralluoghi effettuati dai presidenti delle commissioni regionali, Antica Morra ed Ecomafia, e dell'ARPAC nel comune di Capaccio nell'ambito del processo Chernobyl. Il periodo incriminato è quello tra gennaio 2006 e giugno 2007. All'epoca risale lo sversamento del compost a Ponte Barizzo, che risultò essere inquinato dalla presenza eccessiva di cromo.
Parto trigemellare all'ospedale Luigi di Salerno, una donna di oltre 50 anni dopo 3 aborti spontanei dà alla luce ben 3 bambini. Un piccolo miracolo accaduto nel reparto gravidanza a rischio del nosocomio salernitano, diretto dal professor Raffaele Petta, noto a livello nazionale per competenze e professionalità. I bimbi, un maschietto e 2 bambine, stanno bene e ora sono accuditi dalla loro mamma, che ricoverata alla 32esima settimana è stata monitorata nel reparto e portata a termine con il notevole contributo dello staff del Ruggi, un reparto ormai diventato un centro di riferimento fondamentale per il territorio.